sa che dietro quel sorriso c'è una minaccia che incombe sulla sua testa. Io non verrò a dire a lei, io a lei farò questo, questo, no. Se lei mi capirà, bene, se non mi capirà, lei ne soffrirà le conseguenze. Ma questo lei lo riporta ai suoi tempi o a lei? Ed è un discorso valido. No, lo riporto anche attualmente. Anche attualmente. E io ricordo Stefano Bontà quando saltò la villa in aria del sindaco Martellucci. Disse, questo è stato Rin, solo perché Martellucci non sopporta l'ex sindaco Ciancimino. Quindi non è che Stefano Bontà doveva farmi un discorso chilometrico. Per me era capito che Nello Martellucci, il sindaco Nello Martellucci, non voleva intendere avere rapporti comuni con l'ex sindaco Ciancimino. Ma lo stesso, la stessa attività è stata posta, mi pare, nei confronti di qualche altro sindaco successivamente, come il Dapucci. Lei forse non ne ha notizie di questo? Non ne ho notizie. Nel suo interrogatorio lei ha parlato anche di un riferimento di Bontade a un uomo che attualmente è stato alla ribalta della cronaca per la sua morte, cioè di Sindona. Sì. Lei cosa ci può dire di questo tipo di rapporto tra Bontade e Sindona? Cosa le ha riferito Bontade? Quello che ha detto nel mio interrogatorio, pochissime cose. Sindona era un pazzo. Perché? Voleva fare una rivolta in Italia. Perché a Stefano Bontade non interessava e le dissero di andarsene, di non farsi più vedere. Ma il riferimento era che Sindona era un pazzo, non era da ascoltare, quindi non preso in considerazione. E i rapporti con la massoneria in genere dell'organizzazione mafiosa, quali potevano essere? Non ci sono rapporti che io sappia fra massoneria e Cosa Nostra. Perché? Non c'è una certa affinità, non lo so, non siamo stati nemici con i massonici, incontrando un massonico non si vedeva un nemico, però non c'erano scambi di cortesie fra massonici e Cosa Nostra. Io credo che nessun uomo d'onore ha fatto parte della massoneria, ma ho sentito Greco. Per me è strano, molto strano. Senta, nell'interrogatorio, in una delle pagine dell'interrogatorio, c'è una, credo, apparente contraddizione, ma che comunque vorrei che fosse chiarita. C'è arrivato a un certo punto nel parlare di una determinata famiglia, della famiglia della Noce, lei ha dichiarato successivamente il picone che era stato liberato, che era stato prima del mio arrivo in Italia, dimesso dal carcere, venne nuovamente arrestato e ne feci così la conoscenza. Anche come uomo d'onore. Trattasi di un uomo ancora giovane, ma coi capelli grigi di statura inferiore alla media, un po' bassino, io sono alto 1,72 m e magro. A questo punto l'imputato spontaneamente aggiunge: la signora vostra sta verbalizzando, con riferimento al picone, erroneamente la descrizione di un altro uomo d'onore della famiglia Noce, che ha lo stesso nome di picone. Trattasi di Ino Sciarrabba. Esatto. Quest'ultimo mi risulta avere una lavanderia a Roma. All'epoca del processo di 114 è stato coinvolto nel processo per una serie di telefonate con altri imputati. Comunque, sia Ino Picone, e poi dice che io non ho mai conosciuto personalmente,
Evidentemente, quindi, la conoscenza di cui sopra di Ino Picone si riferiva a Sciarrabba. Ino Picone non è stato in carcere con me. D'accordo. Quindi c'era questa apparente contraddizione tra una conoscenza di Ino Picone. Quindi... Non lo conosco. D'accordo. Come nome sì, come persona no. Per quanto riguarda la composizione e l'appartenenza a delle famiglie che lei ha indicato della provincia di Palermo, per quanto concerne Termini Imerese, lei si ricorda chi era il capo o l'ha conosciuto? Anche là ho commesso un errore. Sì. Ho detto che si chiamava Gallo, ma invece non si chiamava Gallo, si chiamava Gaeta, solo perché lui aveva un allevamento di polli. Ho fatto un mente comune con Gallo. Poi, ma lei l'ha conosciuto personalmente? No, che... no, non lo conosco. Da quale fonte ha appreso che Gaeta era capo della famiglia di Termini Imerese? Dai miei stessi amici che avevo in carcere e per delle strane cose che erano capitate in seguito in seno alla mia famiglia, proprio famiglia che dei miei nipoti che abitavano a Termini Imerese. Le successi frutto del cambio, interessai Pippo Calò attraverso altri carcerati che erano insieme con me, di chiarire questo con Gaeta, che lasciasse in pace questo mio nipote, che è un nipote acquisito, perché è sposato a una mia nipote. Come si chiamava? Il nipote acquisito. Insalato, credo. Non so, non lo conosco neanche fisicamente, ma credo sia mio nipote. Per quanto riguarda la famiglia di Bagheria, lei cosa ci può dire se conosce qualcuno dei suoi componenti? Dei vecchi o vecchi, dei nuovi? Nuovi, tutto quello che sa. Dei vecchi non ricordo, non ricordo più molto bene. Conoscevo Massino Scaduto. L'ho conosciuto personalmente, Tommaso Scaduto. Credo che di aver conosciuto, ma non sono certo del riconoscimento, un tale che poi il risultato essere anche lui scaduto, ma non parente di Tommaso Scaduto, ma che erroneamente io ho designato come greco. Perché da parte di Stefano Bontà mi fu designato, questo è uno dei grechi, e quindi io dicevo greco, ma per la descrizione che io facevo al giudice istruttore Falcone, il giudice Falcone non capiva, perché mentre io parlavo di un giovane trentenne, quell'altro greco che registrava il giudice Falcone era molto più anziano del trentenne, mingherlino, alto quanto me, vestito di nero. Non combaciava. Quando il giudice Falcone mi mostrò una fotografia, anche se non l'ho riconosciuto in viso, pensai che potesse essere costui, ma non sono certo. Quindi come si chiamava la persona riconosciuta in fotografia? Scaduto. Giovanni. Scaduto. Che era la persona che io avevo visto insieme a Stefano Bontà. Ma diciamo che questo riconoscimento non è certo, questo riconoscimento. Non posso. Perché se non lei lo porta in, in questo pretorio, io non posso non riconoscerlo. Capito. È della famiglia di Villa Patria. Ma che faceva parte della commissione. Può nascere la confusione che è greco, che è scaduto, che è alto, quella persona che io ho riconosciuto nella fotografia. Posso non riconoscerlo se viene in quel pretorio, ma faceva parte della commissione, perché mi fu indicato da Stefano come facente parte della commissione. Sì, ai fini, lei ha ragione, ma ai fini penali ci interessa d'accordo, l'identificazione. D'accordo, ma non posso io farlo. Per la famiglia di Villa Abate ha già detto che Montalto Salvatore era divenuto capo. Sì. Mi pare che l'abbiamo già detto.
Lei ha conosciuto Montalto Salvatore quando? Lo conosco personalmente. Lo conosce? Sì. E ci può dire quando, come? Per la prima volta l'ho incontrato negli Stati Uniti. Eravamo assieme, lui era cugino di un intimo amico mio, ed era strano che lui fosse venuto negli Stati Uniti per venire a lavorare di aiutante muratore, perché sapevo attraverso il mio amico che lui era in una condizione economica ottima. Quando nell'80 l'ho rivisto, siamo rimasti buoni amici di quella conoscenza negli Stati Uniti, che è stato per un tempo abbastanza largo, direi un anno o 10 mesi. L'ho rivisto nuovamente a Palermo insieme a Salvatore Inzerillo, il quale me lo presentò come componente della sua famiglia. La famiglia di Santa Maria di Gesù, oltre naturalmente a Stefano Bontade, ci può dire qualche altro componente? Abbiamo già detto dei reggenti, mi pare che ha detto che i reggenti erano Pietro Lo Iacono, ma sì. Abbiamo visto quanto precaria fosse questa carica di reggente. Pietro Lo Iacono è uno dei Pullarà, mi pare che abbia detto. Che non conosco. Lei non conosce? Che non conosco. Quindi non è in grado Mentre conosco Pietro Lo Iacono. Quindi dei Pullarà non è in grado di indicare chi dei Pullarà, no. Sa soltanto uno dei Pullarà. Né come nome né come fisonomia. Ovviamente. E altri? Aspetta, 5 minuti di break e li facciamo, Presidente. Sì, facciamo una breve pausa. Facciamo una breve pausa, mi dice. Scusate, ma... Concludiamo? Lo so, sì, non so, però... Sì, va bene, completiamo, vediamo. Lei è stanco, vogliamo interrompere o possiamo continuare? Io non so per quanto continuerà ancora lei. Se continuerà... Quando lei è no. Stanco? Siamo tutti no, stanchi. Io sono a disposizione della corte. Ma dico, se vuole per... acqua o qualcosa, vogliamo fare un'interruzione. Sì, io non mi ricordo più la domanda, avvocato, me la ricordo. Questa è la domanda. Sì, in verità c'è stato, scusate, in verità c'è stata un'interruzione più che il silenzio totale, e mi pare che educatamente l'imputato non abbia risposto perché c'è stata un'interruzione da parte del Presidente che proponeva un break. Dico questo per la verità storica. Adesso possiamo riporre la domanda o fare il break, decidiamo quello che dobbiamo fare. Riproponiamo la domanda, sì, non per lasciare... Facciamo la domanda per evitare suggerimenti durante il break, penso che sia questo. Sono stato malizioso io, scusate, ma è per rompere un po' l'atmosfera. E allora, oltre a queste persone, e integro la domanda da chi ha saputo che Pietro Lo Iacono e uno dei Pullarà fossero i reggenti, oltre a queste, intanto mi può rispondere a questo, da chi l'ha saputo? Del reggente. Che i reggenti della famiglia di Santa Maria di Gesù, dopo la uccisione di Stefano Bontade, sono stati Pietro Lo Iacono e uno dei Pullarà che non sa indicare. Da chi l'ha saputo questo? Ma l'avrò saputo da Salamone o da Badalamenti? Sempre dalle sue fonti. Ecco. Può riuscire a
Cioè, nel senso che l'ha saputo da tutte e due a conferma di questa situazione, oppure può indicare se l'ha saputo da uno anziché da un altro? Perché potremmo in teoria poter avere anche il riscontro di chi gliel'ha detto. Quindi sarebbe meglio acquisire, se è possibile, da chi l'ha avuto. Io credo di averlo saputo da Salamone. Vabbè. Altri componenti, questo sì, lo sì, no, e questa... Scusate, ancora non è che era finita, questa era una domanda interlocutoria su quella domanda principale che è stata all'avvocato Riina, cioè se oltre... Posso? Posso? Se nella famiglia di Santa... cioè se c'è, conosce altre componenti della famiglia di Santa Maria di Gesù. Conosco, ma così non vengono in mente. Io vorrei suggerire questo, per lasciare anche contenti gli avvocati, per non far vedere che da parte vostra ci sono dei suggerimenti, che voi mi fate dei nomi, io dico a quale famiglia appartengono e li divido per tutte le famiglie. Scusi, questo si può anche fare, però intanto facciamo la prova, se lei, diciamo. Esatto. Facciamo la prova, quello che si ricorda, lei del resto ha già confermato quello che ha dichiarato in altri momenti, quindi quello sarà un problema di valutazione poi, che si farà da parte nostra, da parte dei difensori, dell'accusa, delle parti civili. Intanto la domanda è se lei è in grado di ricordare qualcuno dei componenti della Santa Maria, della famiglia di Santa Maria di Gesù. Poi eventualmente lei non li ricordasse, sarò io a dirle qualche nome per vedere la sua collocazione. Ecco. Sì, ma in prima, scusi, avvocato, io ho capito quello che ha detto lui, però prima di fare dei nomi, penso che sia preliminare la qualifica di uomo d'onore, quindi se io faccio dei nomi qualsiasi è un discorso, se io faccio dei nomi già qualificandoli io come uomo d'onore è un altro discorso, quindi adesso andiamo, se consentite. Allora. Io non desidero entrare in polemica con gli avvocati, me ne guarderei bene, per c'è motivo, guarda. Però io dico questo, saranno loro tanto competenti che quando un giudice istruttore interroga un detenuto, il giudice istruttore propone al detenuto, lei conosce il tizio, a questi ricordi di memoria si deve opporre la mia conoscenza, allora è che io mi metto a fare qua l'elenco dei nomi di ogni famiglia è una cosa umanamente impossibile. D'accordo. Perché io per esempio non ricordo in questo momento come un buio, eppure io so benissimo che dalla famiglia di Santa Maria di Gesù appartiene Contorno, eppure non mi veniva fino a questo momento. E non posso prendere l'elenco telefonico. Allora, intanto Contorno Salvatore fa parte della famiglia di Santa Maria. Fa parte della Santa Maria di Gesù. Non gliene sovvengono altri, ricorda altri nomi, se no procediamo in altro modo. Ma io per esempio so del fratello di Stefano Bontà, ma non mi viene proprio di poter mettere a fare questo, io non posso farlo. Il fratello di Stefano Bontà, come si chiama? Giovanni, credo, anche se non lo conosco, ma io so che è nella famiglia, so che è nella famiglia di Stefano Bontà, ma non posso fare a memoria il nome di tutti i componenti. D'accordo. E di tutte le famiglie della provincia di Palermo. Allora facciamo un altro tipo di discorso. Lei ha fatto dei riconoscimenti fotografici a foglio 238 o qualcosa del genere. Esatto. 238 del... Ha fatto dei riconoscimenti fotografici. Per riconoscere fotograficamente una persona, mi pare evidente che lei debba averla conosciuta prima in qualche occasione. No, so dire il nome della persona. Se lei mi dà la fotografia, io le dico il nome della persona. D'accordo. Ma dico, ha fatto dei riconoscimenti già fotografici in istruzione, sì, che hanno una validità che poi discuteremo. Se lei ha riconosciuto fotograficamente una persona, l'avrà incontrata precedentemente, giusto? Certo. Oh. Allora io le faccio i nomi di alcune persone e lei mi dice dove, come e quando le ha conosciute. Se posso.
Se se lo ricorda, se chiaramente. Lo ricordo, certo. Allora, Cucuzza Salvatore. L'ho conosciuto in carcere. Intorno al 1974-75. La sua qualità di uomo d'onore come l'ha conosciuta? In carcere, presentatomi da altri uomini d'onore. E può indicare qualche altro uomo d'onore che gli ha presentato? No, ma sottopongo alla sua attenzione questo. Non posso indicarla, perché dove vivevo io come carcerato, siamo stati sempre da un minimo di 25 a 30 uomini d'onore, sempre dentro l'infermeria. Non posso indicare chi mi ha detto chi era Salvatore Cucuzza. Quindi l'infermeria era destinata agli uomini d'onore, a quanto pare? Una parte, un angolo dell'infermeria era destinata agli uomini d'onore, okay. Me compreso. Ho capito. Cucuzza Salvatore, di quale famiglia? Cucuzza Salvatore, a quale famiglia apparteneva? Borgo. Borgo intendo dire questo di Palermo. Non Borgo, sì. Nuovo, che c'è un, sì, altro Borgo, sì. Nuovo. Il Borgo, così, sì. Il Borgo Vecchio. Borgo Vecchio. E Mangano Vittorio? È in carcere. Appartiene alla famiglia di Porta Nuova, la mia. In carcere l'ha conosciuto sempre attraverso gli uomini d'onore dell'infermeria? Certo. Spadaro Tommaso. In carcere. Sì, in carcere c'è, cioè, Lucciardone. Come e allora possiamo, sì, preventivamente, siccome qualche difensore aveva richiesto il periodo di carcerazione del detenuto Buscetta ai fini dell'accertamento. Quindi noi possiamo intanto, siccome ne abbiamo tracce, li facciamo sentire, vediamo se confermo, se ci sono degli errori. Dopodiché ognuno di voi trarrà le conseguenze in relazione a questa situazione carceraria. E poi eravamo a Spadaro Tommaso, ricordatemelo, perché posso. E allora, sì, alla sua domanda Spadaro Tommaso ha risposto, ma forse accavallando la risposta di questa manca, darcelo qualcosa del genere. Prima di andare avanti si può chiarire. D'accordo, d'accordo, sì. Allora Spadaro Tommaso, ripeto la domanda nel caso dell'accavallamento delle voci. Spadaro Tommaso, come uomo d'onore, dove in carcere. In carcere. E mi riferisco a Lucciardone. A Lucciardone. Si ricorda il periodo? No. Comunque va dal 72 al 77 al massimo. Allora, qui abbiamo un foglio diretto dal Ministero di Grazia e Giustizia in cui ci sono i suoi movimenti carcerari. Io le dico le date, se dovesse esserci qualche errore lei potrà correggere, vediamo un po' di chiarirlo. Allora, arrestato il 3/12/72 a Roma, questo è in quella ipotesi, io penso che serva a tutti questo, se si può fare serve a tutti, penso, dopo o prima poco importa. Qualcuno ha chiesto, è un dato di fatto che si può accertare sempre. E allora il 5/12/72 è trasferito da Roma a casa circondariale di Palermo. Questo primo arresto suo del 72 a Roma è quello insieme che vengo dal Brasile. Ah, l'estradizione dal Brasile. E vengo arrestato a Fiumicino. Sì. Quindi 5/12/72 è trasferito da Roma a casa circondariale di Palermo. Quindi dal dicembre 72 lei era a Palermo. Sì. Il 31 maggio 73 dalla casa circondariale di Palermo a Barcellona Pozzo di Gotto per delle, esatto, operazioni di cui, sì, aveva parlato, sì, mi pare già ieri. Il 19 luglio 73 da Barcellona alla casa circondariale di Palermo. Il 14 novembre 73 da casa circondariale di Palermo a casa circondariale di Lamezia Terme. Esatto. Il 10 gennaio 74 da casa circondariale di Lamezia Terme a casa circondariale di Palermo. Esatto. L'8 agosto 77
da casa circondariale di Palermo a casa di reclusione Asinara. Esatto. Il 9 agosto 77 dall'Asinara alla casa circondariale di Sassari. Esatto. Sassari. Il 17 agosto 77 dalla casa circondariale di Sassari alla casa circondariale di Palermo. Sì. 23 agosto 77 di... il 17 agosto 77 da Sassari a Palermo. No. No. A Paliano. A Paliano. Allora, 17 prima a Roma, dopo a Paliano e poi ritorno a Roma nuovamente. E allora, verremo di smentire il ministero. 17, 8, 77, da Sassari a Paliano. Credo prima a Roma e dopo a Paliano. Allora, da Sassari, sì, ma a Roma dentro il carcere di Roma o era un trasferimento? Sì, a Regina Celi. Da Sassari a Roma e poi a Paliano. Il 23 agosto 77 da casa circondariale, qua dice Palermo, dovrebbe essere Paliano, Paliano. Alla casa circondariale Regina Celi. Sì. Il 14 ottobre 77 da casa circondariale Regina Celi a casa circondariale di Cuneo. Sì. Il 22/5/78 da casa circondariale del Cuneo a Napoli, casa sì. circondariale Napoli. 15 giugno 78 da casa circondariale Napoli a casa circondariale di Cuneo. Sì. Il 15/2/79 da casa circondariale di Cuneo a casa circondariale di Palermo. Il 26/2/79 da casa circondariale di Palermo a casa circondariale di Termini Imerese. Il 9 marzo 79 da casa circondariale Termini Imerese a casa circondariale Palermo. Il 16 marzo 79 da casa circondariale Palermo a Termini Imerese. Il 20 marzo 79 da casa circondariale Termini a casa circondariale Palermo. Ma era un autobus. Non riuscite a seguire sotto dettatura, e vi meravigliate del cancelliere. Il 16 maggio 79 da casa circondariale Palermo a Termini Imerese. Il 9 marzo da Termini a Palermo, 16 marzo da Palermo a Termini, 20 marzo da Termini a Palermo, 16 maggio 79 da Palermo a Termini. 28 maggio 79 da Termini Imerese a Cuneo, 15 giugno 79 da Cuneo a Milano, 12 luglio 79 da Milano a Termini Imerese di nuovo, 30 luglio 79 da Termini Imerese a Cuneo, 7/11/79 esce da Cuneo per permesso, 11/11/79 rientra a casa circondariale di Cuneo, 13/12/80 trasferito a casa circondariale Torino in semilibertà, evaso da casa circondariale Torino in data 8 giugno 80. Questi sono i suoi. Ora, sì, ma non l'aveva ripetuta? L'ha ripetuta? Sul mangano. Non le chiama gli atti. Sì, non le chiama gli atti, poi potrete prendere cognizione. Allora, grande richiesta, la domanda su Mangano Vittorio. Lei ha conosciuto Mangano Vittorio? In carcere. In carcere. In che periodo? Non lo so. Zanca Carmelo. L'ho conosciuto in carcere, malgrado non fosse carcerato. E come? Veniva a visitare il fratello, Pietro,
che era in infermeria e aveva delle convulsioni epilettiche. A che famiglia apparteneva Zanca Carmelo? A Torrelunga, Corso dei Mille, Torrelunga. Torrelunga e Corso dei Mille è la stessa cosa? È la stessa cosa. E a lei chi l'ha detto che apparteneva alla famiglia di Corso dei Mille? Non ricordo chi me l'ha detto, però sapevo che ero uomo d'onore. Inzerillo Giuseppe? Padre di Inzerillo Salvatore, famiglia dell'uditore, conosciuto negli Stati Uniti. Scilla di Gioacchino. Conosciuto in carcere, nella mia famiglia, nella mia ex famiglia. Cioè, Porta Nuova. Porta Nuova. Scilla di Gioacchino le è stato presentato da qualcuno? Sì. Da componente della... Cerace Antonino, detto Nenè, l'ha conosciuto? No, ma so che è il rappresentante di Partenico. A Foglio 230... Chi è? Niente, è un'intemperanza romana. Sì, era una domanda. Avvocato, mi ha preceduto. Muovere, Intanto io stavo contestando un'altra circostanza all'imputato, nel senso che gli atti, nel corso di un interrogatorio ha effettuato un riconoscimento fotografico di Gerace Antonino, detto Nenè. Ma non lo conosco perché non mi è stato mai presentato. Ma ha avuto modo di vedere in qualche modo l'avrò la sua... L'avrò visto qualche volta, qualche fotografia nel giornale, o forse nel passato l'avrò incontrato, ma non credo di aver avuto mai rapporti. E allora da chi l'ha saputo della sua appartenenza? Fra l'altro aveva una funzione particolare nell'ambito della famiglia. Qual è la famiglia? Partenico. Aveva una funzione particolare? Era il rappresentante della famiglia. Da chi l'ha saputo? Ma non ricordo. Qua se... Dobbiamo fermarci, perché il fatto di dire da chi l'ha saputo, io non posso ricordarlo assolutamente, perché è una cosa normale recarsi presso una persona e anche non conoscendolo, sapere che nella famiglia di Partenico si è fatto un tizio e conoscerlo solo di nome, senza mai averlo incontrato e senza mai stringersi la mano. Ma non è solo per me, è per tutti. Ho capito. Di Montalto Salvatore abbiamo già detto, di Lo Iacono Pietro pure, mi pare che... Sì. Presti Filippo Giovanni? Sì. Lei chi conosce come Presti Filippo Giovanni? Ha uno di soprannome Vannuzzi Santa Zitta. Come? Che è questo, Vannuzzo di Santa Zitta, che è proprio questo Presti Filippo Giovanni. E a che famiglia appartiene? Ciaculli. Allora io non le pongo più la domanda a chi gliel'ha presentato, no. Perché se lei lo sa o se lo ricorda me lo dice. Ma io conosco questo qua dal 1957, 56, 58, ecco. Come faccio? Allora lo conosce personalmente? Sì, lo conosco personalmente. E l'ha avuto modo di incontrarlo più volte? Ecco, di ognuno lei se mi può dire in queste circostanze che le tengo. In questi 25 anni no, ma frequentemente negli anni 60. Savoca Giuseppe? Sì. Siamo stati in carcere nel 1957 assieme. Lo conosco come uomo d'onore. E ha avuto modo di incontrarlo anche al di fuori dal carcere? No, ma eravamo amici prima di entrare nel carcere, poi siamo. Sì, sempre. Che famiglia appartiene? Credo che adesso lui sia il rappresentante della famiglia Brancacci. Questa, visto che è una notizia recente, l'ha saputa sempre dopo tramite... Dopo la morte, perché il rappresentante era Giuseppe Di Maggio. Dico, la sua conoscenza di che era rappresentante della famiglia...
l'ho avuta dopo. Sempre dalle sue fonti tradizionali. Salamone o Salamone, Badalamenti o Bontade per alcune altre cose. No, per questo Bontade è impossibile, perché era già morto. Era vivo. No, quando lui è diventato rappresentante era già morto Bontade. Sì. Filippone Gaetano Junior, nel senso che ce n'erano più. Lo conosco dagli anni 50. Famiglia? Porta Nuova. Calò Giuseppe? Dico, mi pare. Calò Giuseppe ne ha parlato e poi hanno negato la conoscenza. Alberti Gerlando? Mi pare che ne abbiamo già parlato ieri. Appartiene alla famiglia di Portanuovo. Scrima Francesco. Appartiene alla famiglia di Portanuovo, l'ho conosciuto in carcere. Le ha raccontato qualche episodio lo Scrima? Sì. Su che a cosa? A proposito del sequestro Cassino. E che le ha detto? Che cosa ricorda? Che in un primo tempo negava, ma che poi finì con l'ammettere che lui si trovava in quella strada del sequestro Cassino. Allora, facciamo una breve sospensione. 10 minuti.